Altro tema, quello delle valutazioni. Io vi voglio leggere una scheda analitica. Guardate che tanti psicologi, scusate, tanti pedagogisti sono intervenuti in questi giorni, ma senza aver letto l'emendamento, il nostro come dire, intervento legislativo. Allora, sono professore universitario, normalmente mi hanno insegnato, e lo dico ai colleghi pedagogisti, che prima di intervenire si leggono i testi, perché altrimenti Valditara vuole abolire il giudizio analitico. Sciocchezza colossale, non è affatto vero, semmai lo semplifichiamo, ci aggiungiamo delle pagelle, perché anche i ragazzi hanno bisogno di essere valutati, di capire, e soprattutto le famiglie. Allora, vi leggo questa valutazione. Elementi di grammatica esplicita: riconoscere le principali parti del discorso, gli elementi essenziali da fare, comprendere e usare le parole mano a mano apprese ampliando il lessico d'uso, e soprattutto elementi di grammatica esplicita, acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo in fase di prima acquisizione. Ora io mi chiedo, quale bambino di 7 anni, di 8 anni, di 9 anni riesce a capire elementi di grammatica esplicita, acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo in fase di prima acquisizione? Va benissimo, magari lo semplifichiamo un po' nel linguaggio, per il docente, va benissimo magari anche per una famiglia quando glielo si spiega, ma accanto a questo dire ottimo, buono, sufficiente, insufficiente... hai raggiunto determinato. Noi siamo persone democratiche e non interrompiamo. Non interrompiamo. Abbia la cortesia, per piacere, di lasciarmi fare. Non fare il suo mestiere e non un sistema. No, questo purtroppo sono le schede che vengono date. Le faccio un esempio che in tutte le scuole italiane. Ma dai, scusi, per cortesia, sono delle schede analitiche che sono diffuse in tutte le scuole. Ma mi lasci parlare, non faccio l'intollerante, ma insomma non faccio l'intollerante. Vedete, la sinistra purtroppo sono intolleranti. Allora, questo significa anche offrire degli elementi di valutazione che sono importanti per il bambino. Questo è importante, perché senza una chiarezza nella situazione degli apprendimenti per la famiglia e per i bambini, si rischia semplicemente che la scuola non faccia una parte importante del suo lavoro. Questo senza togliere i giudizi analitici, che l'ho detto in mille salse e sta scritto chiaramente nell'emendamento, rimarranno. Stavo arrivando a questo, vedi che stavo arrivando. Intervengo non da vicepresidente del consiglio, ma da genitore che fino all'anno scorso aveva la figlia alle elementari. Ho letto la pagella, sarò limitato io. Erano 4 pagine, alla fine ho dovuto fare un summit per capire come era andata mia figlia a scuola. Sulle elementari convengo, poi lascio ai tecnici. Allora, io faccio il ministro dei trasporti, il ponte lo fanno gli ingegneri, i tunnel lo esaminano i geologi, gli architetti, i geometri, le aziende, quindi ognuno fa il suo mestiere, quindi valuteranno anche gli educatori. È vero che, non so come finirà, ma lo dico, ripeto, non da genitore né da collega di Consiglio dei Ministri, gravemente insufficiente si può anche mettere a lato. Dal mio punto di vista, ma penso che sia più educativo per un ragazzino di 9 anni, e ormai il ragazzino di 9 anni del 2024 non è il ragazzino di 9 anni del 1982, perché fra smartphone, Netflix, intelligenza artificiale, un bimbo di 10 anni oggi è più sveglio di un quindicenne dei miei tempi. Io preferisco che, se non studia e non fa i compiti, prenda insufficiente piuttosto che in via di prima acquisizione. È una presa in giro in via di prima acquisizione. Se è insufficiente, è insufficiente. Sul gravemente posso essere d'accordo con lei, che magari questo avverbio può essere ingombrante, mettiamolo così.